Neanche 24 ore dopo aver espugnato il parquet della Sinalonga, la Men Scuola Basket Arezzo si è ripetuta contro la Vismedri Costone Siena, primo avversario di Serie C Silver incontrato dagli Amaranto nel cammino di Coppa Toscana. La squadra di coach D'Elia ha avuto la meglio per 70-58 dopo una gara combattuta, ma che gli Amaranto hanno avuto in pugno fin dalle prime battute di gioco, cercando di tenere un ritmo più alto possibile in relazione al momento della preparazione precampionato. Top scorer della SBA, Ramirez con 20 punti. Sul piano statistico, da sotto la prestazione di Giommetti, capace di mettere a referto 18 punti accompagnati da 18 rimbalzi. Dopo due impegni ravvicinati, l'Amen ha goduto di due giorni di riposo prima del nuovo impegno in Coppa Toscana contro la Virtus Siena, formazione di Serie C Gold. Sono 21 giorni consecutivi e questi ragazzi si allenano tutte le sere facendo pesi, insomma, potenziamento e la preparazione, e come dici te, vedere queste velocità qui per 40 minuti, beh, io sono estremamente felice, considerando che poi ancora ci manca, come dire, Matteo, che è sicuramente una pedina fondamentale. Quindi positivo sicuramente tutto. Come avrai visto, ci sono, come è successo ieri a Sinalonga, ci sono ancora tanti errori al tiro. Questo non dipende che i nostri non sono buoni, dipende che il carico dei pesi delle gambe ovviamente si fa sentire, la palla diventa tutta più pesante, quindi è chiaro, è normale che ci siano tutti questi errori. Basti pensare, ieri mi sembra abbiamo fatto 1 su 16 da 3, quindi cosa che, insomma, non è che facciamo 15 su 16, però insomma 1 su 16 è poco. Quindi questo significa la stanchezza, i ragazzi sono morti, oltretutto sono ragazzi che vanno a lavorare o vanno a scuola, insomma, quindi, a parte quelli che vanno a scuola non ci vanno, ma insomma fanno allenamenti qualcuno mattina e sera. I giovani fanno il doppio allenamento, quindi è un momento in cui è impossibile avere un quadro completo. C'è da vedere per ora solamente delle cose positive. Al di là del risultato, questa è una squadra che fa testo, perché è una squadra che ha giocato ai nostri livelli l'anno scorso, però si è potenziata. Quindi alla fine, sinceramente, facendo 2 più 2, penso che bisogna essere soddisfatti.